Il ministro disponga lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Antonino Ciavola non le manda a dire e non prende tempo. Poche ore dopo la clamorosa decisione di annullare le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio, che ha provocato manifestazioni di indignazione alla lettura pubblica del verbale, l'avvocato capolista dell'aggregazione denominata Oltre scrive una lettera di fuoco al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Ecco il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Magnano di San Lio, durante la lettura del verbale. Il Consiglio, all'unanimità degli altri presenti, delibera di annullare in autotutela le operazioni di voto così come deliberate con decisione del 20 novembre 2018 e di rinviare a data da destinarsi al momento il quadro normativo diverrà assolutamente chiaro ed al fine di evitare proprio quelle considerazioni preliminari riportate nello schema di decreto legge, ossia ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 30 dicembre 2018, ed essendo la previsione normativa volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa al fine di prevenire successive eventuali contestazioni dell'esito elettorale. Il Consiglio delibera altresì di dare immediata esecuzione alla presente delibera, allegando. Ma spegnetele un attimo. Ma spegnetele un attimo. Silenzio! Questa è la delibera, ora vi potete sfogare. Quindi il seggio è chiuso, è una vergogna. Il seggio è chiuso, Presidente. I seggi non ci sono, però. Ed ecco la lettera dell'avvocato Ciavola. Una lettera definita coraggiosa dai numerosi colleghi che gli hanno manifestato solidarietà perché denuncia con forza, senza esclusione di colpi. Ne ha per tutti Ciavola, per la commissione elettorale che disattende una sentenza della Cassazione a sezioni unite, facendo prevalere su di essa un parere legale e ammettendo la candidatura di soggetti ineleggibili. Per il Consiglio, già scaduto, che in conflitto di interesse e in mancanza di un valido numero legale annulla le elezioni in corso, vanificando il voto già espresso da quasi 3.000 avvocati. Per Magnano di San Lio. Il doppio ruolo rivestito dal Presidente, dice Ciavola, ha pesantemente inficiato i comportamenti indicati. In particolare, il parere legale è stato autonomamente acquisito dal Presidente prima dell'insediamento della Commissione elettorale, alla quale è stato sottoposto senza alcuna richiesta dei suoi componenti. E rivela pure che tutti gli atti sono stati adottati senza alcun confronto con il consigliere nazionale forense in carica, l'avvocato Diego Geraci, che si è dissociato. Eversione. Il termine per sintetizzare quanto avvenuto per Ciavola è pesantissimo. Eversione. Sono atti eversivi, dice, compiuti da organi istituzionali al solo fine di bloccare l'espressione della volontà degli elettori e mantenere la propria carica per il maggior tempo possibile, conclude l'avvocato catanese per stimolare un pronto intervento del ministro Bonafede.